Vladimir Costuri da Roma, vi faccio il numero 14, l'esercizio numero 14, l'argomento equazioni differenziali variabili separabili, quindi il numero 14. Prendo questo esercizio, y' meno radice quadrata 1 meno x alla seconda per y uguale a 0. Mettiamo delle condizioni. Y punto 0 uguale a 1 come condizione iniziale problema di Cauchy. Separiamo le variabili di y su dx, y' quindi uguale radice quadrata 1 meno x alla seconda per y. Ok, dx lo porto a destra, y a sinistra, separo le variabili quindi di y fratto y uguale radice quadrata 1 meno x alla seconda per dx. E quindi è facile. Faccio l'integrale entrambi i membri, l'integrale di y fratto y uguale integrale radice quadrata 1 meno x alla seconda per dx. Sono integrali semplicissimi, integrale di y su y, logaritmo naturale come sempre y fratto la costante c, uguale integrale radice di 1 meno x quadro di x, no? Qui è da lavorare un pochino, no? Quindi mettiamo l'asterisco qua, e da farlo, lo facciamo qui a parte questo. Radice 1 meno x alla seconda per dx, lo facciamo per sostituzione questo. Sostituzione. La sostituzione che si sceglie questa volta è, cioè questo è da ricordarlo un po', questa è cioè praticamente vi deve far ricordare le formule trigonometriche, se in quadro più cosa in quadro uguale a 1 in teoria, cioè, cioè un numero al quadrato meno una funzione di x, cioè meno x al quadrato questa volta, quindi vi dico la sostituzione che si sceglie x uguale seno di t, quindi x uguale seno t. E quindi dx uguale coseno t per dt, e lo svolgo. Integrale, quindi radice quadrata 1 meno x quadro, 1 meno sen quadro t, 1 meno sen quadro t, cosen quadro t, radice di cosen quadro t e cosen t, quindi per dx, dx per cosen t per dt. Quindi viene integrale cosen alla seconda t per dt. Questo lo potete svolgere anche per parti, però è meglio usare la formula di bisezione. Cosen quadro t come 1 più coseno del doppio, 1 più cosen 2t fratto 2 per dt. Integrale facilissima, un mezzo t. Integrale di cosen 2t, c'è anche un mezzo qui, anche un 2 sotto che è una costante, alla fine integrale di cosen 2t è sen 2t, quindi più seno di 2t, però c'è sen 2t, quindi sen 2t diviso un 2 qui e un altro 2 lì, praticamente diviso 4, perché integrale di cosen 2t, sen 2t, quando fate la derivata per 2, quindi devo dividere con un 2, e quindi senza fare qui integrali per sostituzione, perché sono integrali quasi immediati, quindi ancora uguale un mezzo t, lo posso trovare da qui al seno di x, cioè passando alla variabile iniziale.
più seno di 2t qui e 2 sen t per coseno t, e quindi un 2 con un 4 se ne va, quindi viene 2 sotto, si semplifica, viene senti x per cosenti, cosenti radice quadrata di 1 meno sen quadro, cioè cosen quadro t, 1 meno sen quadro t, cosenti radice di 1 meno sen quadro t, quindi 1 meno sen quadro t, quindi 1 meno x quadro. Quindi è finito qui. Allora, quindi la sostituisco là e finisco l'esercizio modulo y su c, uguale a tutta sta roba qua, uguale arcsen x più x radice quadrata 1 meno x alla seconda tutto fratto 2. Prendo e elevato entrambi i membri, quindi, e tolgo anche il modulo, come faccio sempre. Quindi viene y uguale c, elevato al modulo se no c, e elevato a tutta quella roba là, per elevato tutto nell'esponente qui. Arcseno x più x radice 1 meno x quadro, tutto fratto 2. Questa è la soluzione generale. Soluzione generale. La soluzione di Cauchy, invece sostituisco la condizione iniziale x0 e y1. Quindi x0, y1, quindi 1 uguale c per arcseno di 0 è 0, questo è 0, quindi elevato a 0 viene 1. Cioè praticamente c uguale a 1. E quindi y uguale al posto di c metto 1, quindi è elevato. Arcseno x più x radice 1 meno x alla seconda. Tutto fratto 2, questa qui è la soluzione di Cauchy. Soluzione Cauchy. Finito quindi questo esercizio, esercizio numero 14. Mi scrivete tramite commenti, SMS, anche a Facebook con lo stesso nome, Vladimir Costuri. Il mio numero di telefono è 340 90 10 279 per chi avesse bisogno di contattarmi per eventuali lezioni private anche a distanza tramite mezzi elettronici come Skype e così via. E vi invito a iscrivervi nel mio canale. Continuiamo nel prossimo esercizio per darvi diciamo, un pacchetto completo per questi tipi di esercizi.